Capitano, la dinamica? Questa mattina, poco dopo le ore 8.30, la nostra centrale operativa ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che ci segnalava l'esplosione all'interno di un'abitazione. Ci siamo recati sul posto unitamente ai vigili del fuoco e al personale del 118 ed effettivamente erano esplosi i muri di una casa completamente sventrata e un incendio in atto. All'interno della stessa, oltre a un'anziana purtroppo deceduta, Gabriel Gargo, che è rimasto ferito e trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in condizioni fortunatamente non gravi, e un'altra donna in condizioni comunque anche lei non ha riportato ferite fortunatamente. L'autorità giudiziaria ha fatto il sopralluogo sul posto e adesso sentiremo tutte le persone informate sui fatti per risalire alle cause dell'esplosione. I danni riportati? I danni sono piuttosto consistenti, al momento non sono quantificati, è in corso di quantificazione, però c'è il pericolo, c'è il pericolo di crollo per l'abitazione. Escluda coinvolgimento di altre persone? Per il momento viene esclusa qualsiasi tipo di coinvolgimento di altre persone. La fuga di gas è accertata? La fuga di gas è una delle ipotesi che sono al vaglio. Avete qualche dubbio in merito? Per il momento no, però ripeto, tutto è in fase di accertamento. Grazie a lei.